Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Francesca di Asmodee. Ciao a tutti! Abbiamo scomodato Francesca per parlare di Project L, che è un gioco appena uscito da Asmodee. Si tratta di un gioco puzzle in cui bisogna incastrare i mattoncini all'interno di alcune tessere che hanno una forma o varie forme tutte diverse. Ma adesso Francesca ci spiegherà in dettaglio. Iniziamo a parlare appunto di questo gioco che, come potete vedere, è design quindi molto accattivante, un po' astratto, se possiamo dire, e molto semplice. Le regole sono veramente poche, sono penso 4 pagine di regolamento, quindi assolutamente rapido da leggere, da imparare, e soprattutto grazie a questa plancia del giocatore dove sono riassunte tutte le regole, è possibile davvero impararle dopo il primo giro di gioco. Se vogliamo far vedere il gioco dall'alto, fantastico, così potete vedere tutti i componenti che sono veramente, veramente interessanti. Come si gioca? Durante il turno del giocatore si possono scegliere 3 azioni che possono essere o tutte e tre la stessa azione, oppure 3 differenti azioni, oppure 2 azioni simili, un'azione diversa. In totale devono essere per forza 3. Che cosa facciamo con queste 3 azioni? Noi andiamo a riempire questi puzzle che troviamo in una sorta di mercatino in cui dobbiamo comprare questi pezzi, dobbiamo scegliere questi pezzi. Per farlo lo facciamo appunto utilizzando, sprecando, diciamo, un'azione. Se nella nostra azione scegliamo di comprare il puzzle, lo mettiamo davanti a noi e cominciamo con le azioni che ci restano a riempirlo con questi pezzettini colorati. All'inizio del gioco noi abbiamo soltanto 2 pezzettini, ma la plancia del giocatore ci suggerisce che con un'altra azione noi possiamo, diciamo, aumentare il livello di questi pezzettini. Quindi, se noi abbiamo un piccolo pezzettino di livello 1, quindi da un punto, lo possiamo aumentare e farlo diventare un pezzettino verde e così via, pezzettino giallo, pezzettino blu, eccetera, eccetera. E questi ci serviranno appunto per poter essere proprio incastrati all'interno di queste tessere, cioè proprio lo spazietto necessario per inserire i pezzettini nella tessera. Come ha spiegato Francesca, ogni giocatore dispone di una piccola plancia che gli ricorda quali sono le azioni che ha disponibili durante il turno. Faccio un piccolo riassunto. Le azioni sono prendere una tessera tra quelle nel parco tessere e metterla di fronte a sé, prendere un pezzo di classe bassa, cambiare un pezzo di classe bassa con un pezzo evoluto, prendere un pezzo e metterlo nella tessera, come sto provando a fare io con scarsissimo successo, oppure c'è anche un'altra opzione. Non ho detto diciamo, la mossa più importante che è scritta sulla plancia, ovvero l'azione maestra. L'azione maestra tra le varie azioni che si possono fare è la più particolare. Se per esempio noi abbiamo nella nostra scelta di puzzle che abbiamo deciso di prendere dal mercatino, abbiamo per esempio questi 3 puzzle e vogliamo insomma avere il tempo di completarli nel minor tempo possibile, possiamo fare l'azione maestra e quindi con una sola mossa, con una sola azione, andare a piazzare un pezzo per ciascun puzzle da completare. Ok, durante il gioco quindi bisogna completare le tessere utilizzando i mattoncini. Ma come si vince? Una volta completata la tessera, che cosa ci guadagniamo? Abbiamo scritto in alto il punto che guadagniamo grazie alla tessera perfettamente completata e la ricompensa, che è un altro pezzettino. In questo caso è questo pezzo. Quindi noi andiamo a posizionare la nostra tessera riempita accanto, diciamo, alla nostra plancia, recuperiamo i pezzi che abbiamo utilizzato e più il nostro pezzo guadagnato, e ci serviranno per riempire le prossime tessere. Project L è un gioco frutto di una collaborazione con Asmodee con un'altra casa che si chiama Board Cubator. Sì, abbiamo iniziato adesso la collaborazione con loro e insomma siamo rimasti
positivamente affascinati da questo design e anche da questo regolamento molto snello, ma comunque molto efficace. Oltre alla variante competitiva e alla variante solitario, il gioco offre anche molte altre varianti. Una cosa interessante che si può trovare sul loro sito, lo si trova all'interno del regolamento, c'è il codice QR da utilizzare e ti manda una pagina che permette di trovare alcune varianti. Le varianti che possono essere, eccolo qua giù, c'è il codicino da utilizzare. Le varianti possono essere sia per la versione con più giocatori sia per la versione in solitario e sono, mi pare, 4 diverse varianti di gioco, quindi insomma dopo aver giocato la versione classica di Project L non ci si stufa facilmente del gioco, ecco, un'alta rigiocabilità. Ma adesso una domanda complicata, dai Francesca, prova a venderci Project L, dai! Beh, dunque, innanzitutto l'ho comprato anche io, quindi se l'ho comprato io è un gioco che è assolutamente da giocare, quindi assolutamente importantissimo. No, a parte scherzi, è un gioco appunto dal design molto bello, molto accattivante, è un gioco che ha un regolamento molto snello, quindi molto semplice, si gioca immediatamente e un'altra cosa che a me piace particolarmente di questo gioco è proprio il toccare i componenti, cioè questa cosa dei pezzettini colorati, delle tessere di cartoncino dove si possono posizionare i pezzi, per me fa molto, è molto bello insomma da sperimentare, quindi io lo apprezzo soprattutto per la componentistica e per la facilità di gioco, oltre che appunto per il design. Io lo venderei così, ecco. A un certo punto della nostra chiacchierata, Francesca ha definito il gioco cattivo. Perché? A discapito di questa bellezza, diciamo, di questa tipologia di materiali che lo rendono appunto un gioco molto di design, così in realtà è un gioco cattivissimo secondo me, cioè, è un gioco veramente veramente competitivo che con molta calma alla fine quando si deve calcolare il punteggio sei in ansia di sapere l'altro che punteggio ha fatto, e di solito si finisce sempre insomma a dover contare 2 o 3 punti di differenza, quindi insomma se i giocatori riescono, non è magari la loro prima partita, i giocatori sono molto accaniti, si finisce sempre un po' sul filo del rasoio, quindi è molto, molto interessante anche per questo tipo. A questo punto non ci resta che ringraziare e salutare Francesca e Asmodee. E mi raccomando, se volete continuare a sentire le voci di chi i giochi li fa, restate su Acalog.